Per esempio, fiume bellissimo, acque trasparenti, assenza di schiusa, ma io vedo il pesce. Che fa questo pesce? Lo guardo, lo osservo e vedo. Sta fermo, sta sul fondo, non si sta alimentando. Ma sta a mezz'acqua, qualcosa potrebbe fare. Sta a mezz'acqua e ogni tanto va o a destra o a sinistra. Forse mangia. E poi parte veloce in avanti e lampante la bocca aperta. E il pesce che prende l'insetto. Ma lo prende sotto? Monto la mosca secca? Oh, bene, lo posso fare. Mi ostino, ci provo a farlo salire? Ho una possibilità su 10, su 100? Casualità. Ma io vedo il pesce, lo vedo molto bene. Mangia sotto, ninfa, si sposta. Porca miseria. Presa. Prima o poi viene il giorno della cattura importante. E quando avviene, bisogna essere pronti. Da subito vedo che hanno un'idea, so come si comporta, so che potrebbe fare delle fughe improvvise. Devo essere quindi pronto a cedere coda quando lei proprio si incazza e nello stesso tempo a recuperarla velocemente quando io posso riguadagnare terreno. Sapere anche qui cosa fare, mantenere il sangue freddo. Poi magari tutte queste cose, per carità, può avvenire che si perde comunque il pesce. Però se si sanno, si combatte un po' meglio. L'idea, la prima cosa che fa all'inizio, cerca di capire quello che succede, ma poi quando capisce di essere in pericolo ha delle fughe, ha una potenza proprio strutturale come pesce e soprattutto un carattere, è questione proprio di carattere, di comportamento, che parte velocemente ma a velocità elevata, immediata, e bisogna essere pronti a gestirla. Quando si agganciano questi pesci, queste ridee di questa taglia su un fiume come la Sava, è chiaro che l'adrenalina va a mille. Ci si rende conto che si sta giocando una partita importante, che si deve fare tutto bene. E quindi è chiaro che lì la tensione e nello stesso tempo però l'attenzione a quello che si fa, no? Per cercare di gestire al meglio il pesce, è bellissima come situazione. È molto bella e gratificante perché la cattura è il risultato del ragionamento a monte. E allora va a completare proprio la gratificazione che c'è in quell'azione di pesca, specie perché poi magari è un pesce grande. Non nascondo che sì, se fosse stato più piccolo sarei rimasto gratificato, l'avrei comunque fregata con il ragionamento eccetera eccetera, però il pesce grande è innegabile che dà un'ulteriore soddisfazione, un ulteriore appagamento, ma a me personalmente me lo dà, a parte per il combattimento, ma proprio per quegli attimi, quei momenti che ho la possibilità di avere tra le mani un pesce del genere. Oh, allarga una cuore, ha cambiato posto.
proprio ho fatto, capito, quando c'è quella, e poi dopo ho capito che l'aveva agganciata bene, che ha fatto due salti di questa, si slama. Però dico, se non si slama adesso, non si slama, infatti non si slama più.